Il Pescara si morde le mani, la rincorsa al terzo posto sarebbe stata coronata con la vittoria sul Pontedera e invece il gol di Mouton nel finale non solo fa saltare l'aggancio al Cesena ma fa perdere una posizione al Delfino, superato da Lentella e scivolato al quinto posto. A voler dare uno sguardo generale al periodo, i due punti persi col Pontedera e quello sfumato al 95esimo a Modena sono compensati dai tre di Olbia, un autentico bonus in una partita, quella del Nespoli, giocata male e ribaltata completamente nel finale. In definitiva il Pescara ha la classifica che merita. Il rammarico e le critiche incassati da Auteri e dai giocatori comunque non cancellano il fatto che nel girone di ritorno la squadra sia migliorata sotto il profilo dell'equilibrio e anche come punti fatti. Nelle prime 15 giornate del girone di ritorno 27 punti rispetto ai 21 dell'andata e il distacco dal terzo posto al giro di boa, meno 8, 39 del Cesena contro i 31 del Delfino, è stato in buona parte colmato. Con il Pontedera il primo problema è stato sbloccare il risultato, solo una prodezza di clemenza dopo aver sciupato tanto nel primo tempo e poi la capacità di tenere il risultato. Troppe smagliature e il Pontedera con merito ne ha approfittato. È mancata quella cattiveria, quella determinazione che sono armi neanche tanto congeniali a questo gruppo, ma i risultati si portano a casa anche così e questo dovrà servire da monito per i play-off, dove il dettaglio nella singola partita ti fa avanzare al turno successivo o ti manda a casa. Il ritorno di Ingrosso e forse Drudi domenica prossima saranno funzionali per elevare l'attenzione e poi c'è il centrocampo, Croce e Delizia. Pontisso, Derisio e Pompetti si completano a vicenda e costituiscono un gran trio, ma Pompetti convive con la pubalgia e a Lucca non ci sarà per squalifica. Pontisso e Derisio scontano lo scarso impiego nella prima parte di stagione, ecco come spiegare la loro flessione nei finali. Pontisso peraltro col Pontedera ha giocato con una infiltrazione. L'auspicio è che Auteri domenica riproponga poi Rauti nei primi 11 e che non pensi di panchinare Ferrari. Il Pescara a Lucca ha bisogno di tutti e soprattutto dei migliori. La gara del Porta Elisa è complessa perché la lucchese, specie a casa sua, fa giocare male gli avversari ed è molto insidiosa. E per il Pescara non è importante, bensì decisiva. Solo la vittoria terrebbe viva la speranza del terzo posto e la possibilità di lucrare sullo scontro diretto tra Cesena ed Entella, guadagnando 3 punti su una delle due o 2 punti ad entrambe. Una sconfitta o anche solo un pari saprebbero di addio non solo al terzo posto, ma forse anche al quarto, ed il Delfino sarebbe costretto a iniziare subito i play-off con tutte le incognite del caso.